Domenica 19 novembre ho deciso di concludere la mia relazione durata 6 anni, dopo un episodio di violenza fisica. La storia di Giulia mi ha dato il coraggio per alzarmi e prendere finalmente la decisione più difficile della mia vita. Questo è, secondo me, una testimonianza, e ti ringrazio di avermela fatta leggere, di quello che Giulia sta facendo. Ricordo perfettamente la domenica perché chiaramente è scattato un evento. Quella domenica mattina avevo tutte le antenne sollevate, mentre invece il giorno prima ho vissuto, io dico sempre, con il pilota automatico, senza porre attenzione al singolo momento, no? Scopri solo dopo quel determinato evento che in quel momento lì avresti voluto vivere un'altra maniera, però è troppo tardi. Chiaramente da quella domenica io avevo attenzione massima, perché per me era fondamentale trovare Giulia. In qualsiasi modo ci siamo adoperati in quei giorni, che si sono susseguiti uno dopo l'altro senza un attimo di possibilità di rifiatare. Quelle notizie si susseguivano anche in modo contrastante, no? Si pensava che la macchina fosse stata vista, poi non era successo, e questo il papà lo vive in una maniera veramente dolorosa, fino ad arrivare al sabato, chiaramente, dove mi è stata fatta una telefonata dove si diceva che Giulia è stata ritrovata. Ricordo una serata dove sono venuti gli amici con la pizza. Lì per lì ero felice. Quando ho iniziato a mangiare la pizza ho pensato a Giulia e ho detto: chissà se lei sarà al caldo e con la possibilità di mangiare qualcosa. Io ovviamente non sapevo cosa fosse successo, però il mio pensiero era quello, così come quando andavo a letto, io ero nel caldo del mio letto e temevo che lei fosse in un posto non così comodo come il mio, e questo mi faceva star male, mi faceva stare malissimo. Nel libro il nome dell'assassino di Giulia non viene mai citato. Perché hai fatto questa scelta? Per me il libro è stato anche un motivo per rendere una memoria perpetua a Giulia. E doveva essere una cosa bella, così come lo era lei. Fin dai primi momenti io ho deciso di non concentrarmi sull'aspetto più nero e più violento della faccenda. Sapevo che se mi fossi lasciato travolgere dall'ira, sicuramente non sarei riuscito ad essere così lucido, non sarei riuscito forse a prendere delle decisioni che dovevo prendere in quei momenti. E quindi io ho detto: mi devo concentrare su di lei. Lei era la bellezza pura, e facendo così sono riuscito chiaramente a far passare questo momento restando forte. E quindi il libro voleva rispecchiare una cosa bella, chiaramente, no? E questo è il motivo per cui non ho pensato di dare spazio al suo carnefice. Nel 2022 ci sono stati 89.000 femminicidi e, facendo due conti, sono quasi uno ogni 5 minuti. Tu nel libro hai associato il tempo che scorre tra un omicidio e l'altro al tempo impiegato per leggere più o meno 2 pagine. Un dato come 89.000 è un dato chiaramente che non dà la portata, però paragonandolo ad uno ogni 5 minuti dà subito l'idea che 5 minuti, abbiamo conteggiato, siano 2 pagine di libro, e quale sia la cadenza con la quale succede un femminicidio nel mondo. Chiaramente è un dato che spaventa, no? Se si pensa che ogni 5 minuti, indipendentemente da quello che succede, è una donna che cessa di vivere, che non si ferma, che noi possiamo smettere di leggere. Infatti questo è il paragone che ho scritto sul libro, ma i femminicidi continuano. Cosa ti ha insegnato tua figlia Giulia e che cosa invece tua figlia Elena? Io da Giulia ho imparato il valore della bellezza e dell'essere al servizio anche di altri. Mi ha insegnato questo, ma anche, per esempio, a non lasciarmi sopraffare da sentimenti di
di odio, di cattiveria, concentrandomi solo su qualcosa che ti può dare di più, ti può costruire qualcosa verso il futuro. Da Elena invece ho imparato la caparbietà sicuramente nel raggiungere alcuni obiettivi, ma soprattutto la possibilità di vedere certi argomenti secondo un'ottica diversa. Si è esposta con dei temi forti e poi perché mi ha erudito su alcuni termini che io pensavo legati solo ad una parte del significato stesso della parola, mi ha fatto capire che negli anni la società si è evoluta. C'è un altro aspetto, l'aspetto del rispetto, no? E della libertà soprattutto, quindi significato di patriarcato legato alla negazione della libertà. Pochi giorni dopo la notizia dell'omicidio di Giulia, noi di Fanpage abbiamo lanciato una sorta di sportello d'ascolto, raccogliendo un po' le parole di Elena e l'appello a fare rumore. Chi voleva poteva scriverci e raccontarci la sua testimonianza. Ne sono arrivate tantissime e ne abbiamo pubblicate alcune. Ci farebbe piacere che tu ne leggessi un paio di queste lettere per poi magari commentarle insieme. Domenica 19 novembre ho deciso di concludere la mia relazione durata 6 anni dopo un episodio di violenza fisica a seguito di 6 anni di violenza psicologica. La storia di Giulia mi ha dato il coraggio per alzarmi e prendere finalmente la decisione più difficile della mia vita. Per una volta nella mia vita ho scelto me. Ecco, vedi Simona, il motivo per cui io non ho tenuto la storia di Giulia per me, ma ho voluto condividerla perché io avevo già capito che Giulia era diventata di tutti e speravo che qualcosa cambiasse. Questo è, secondo me, una testimonianza, e ti ringrazio di avermela fatta leggere, di quello che Giulia sta facendo, e lo sta facendo lei con il suo carattere, la sua storia. E secondo me andava raccontata la storia di Giulia, perché noi vogliamo evitare che ne succedano altre. Questo forse è un esempio. Questo è stato l'esempio di Giulia. Lei si era resa conto che non amava più Filippo, ma non si era reso conto che la relazione era diventata una relazione di amicizia molto tossica. La testimonianza che vi è arrivata è una testimonianza che poi è andata a buon fine. Io spero che la storia di Giulia diventi diciamo come un esempio per quelle ragazze che invece ancora devono uscire da una relazione tossica, quindi di trovare il coraggio per far sì che non finisca come è finita per Giulia.